Gustava incontra Davide Renzulli, Head of Advisory di Columbia Threadneedle Investments Italia. Alla luce dell'atteso avvio dei tagli dei tassi da parte della Fed e della BCE, quali sono le vostre prospettive sul mercato obbligazionario? Direi che il mercato obbligazionario va visto un po' nel dettaglio, nel senso che comunque la situazione macroeconomica legata alle politiche monetarie che stiamo vivendo fa sì che oggi, per esempio, quello che è il segmento del mercato corporate investment grade si è mosso poco dall'inizio dell'anno, quasi come dire che è un po' lì sulla soglia a vedere che cosa succede da parte delle banche centrali. Il mercato a yield, se vogliamo, è quello che forse in scia anche ad un entusiasmo da parte degli istituti azionari è riuscito a mettere a segno qualche progresso e invece dall'altro lato abbiamo tutto quello che è il mondo governativo che chiaramente si muove giorno per giorno a seconda di quelli che sono i numeri che escono sia sull'inflazione ma i dati sull'occupazione e quant'altro, sempre in virtù di quello che potrebbero essere degli anticipi delle mosse delle banche centrali. Pertanto direi che il 2024 inizia nel primo trimestre con un mercato obbligazionario tutto sommato che si sta spostando poco, pochi movimenti, dopo aver messo chiaramente a segno un ottimo rally nell'ultima parte del 2023. Quindi direi che siamo in una fase in cui i dati legati soprattutto all'inflazione, legati a quelle che sono chiaramente i dati occupazionali e quant'altro, tutto relativo all'andamento del dato sull'inflazione sia sul mercato americano che sul mercato europeo sono, diciamo, gli elementi che tengono in ostaggio quello che è l'andamento dei mercati finanziari, se vogliamo. Pertanto vale la pena valutarli attentamente, sebbene manteniamo ancora un giudizio moderatamente positivo sia sul corporate investment grade e anche sul mercato a yield in particolare, dove il livello degli spread, che rimane ancora leggermente sopra la media storica, può consentire a questa asset class di performare meglio e quindi nel 2024 si intravede un miglior premio al rischio sulla parte a yield rispetto a quanto si poteva ipotizzare, per esempio, solamente un anno fa. E alla luce proprio di queste considerazioni finali, quali sono quindi, secondo voi, le opportunità più interessanti in quali segmenti e con quale duration? Sì, direi che sostanzialmente, come dicevo, ad oggi lo scenario in termini di premio al rischio, quindi in termini relativi dove intravediamo il miglior premio, è proprio il segmento del mercato a yield. Per una questione di rischio tendiamo a preferire la curva europea, quindi andiamo a neutralizzare quello che è il rischio di cambio e dall'altro lato però cerchiamo di preferire una strategia che predilige quella che è una breve duration. Gestiamo una strategia il cui obiettivo è proprio di applicare una sorta di filosofia buy and hold, vale a dire si comprano titoli obbligazionari sul segmento a yield che abbiano una duration molto corta, solitamente andiamo dai 3 ai 4 anni, ma per avere complessivamente una duration di portafoglio inferiore ai 2. Quindi direi che sostanzialmente cerchiamo di gestire al meglio quello che è il portafoglio da un punto di vista del beta e quindi evitare quelli che sono grossi movimenti in conto capitale grazie a una duration molto corta, ma nello stesso tempo cerchiamo di sfruttare quello che è l'yield to maturity del portafoglio complessivo, che, come dicevo prima, dato il livello attuale degli spread sul mercato a yield, offre un rendimento che è superiore ai titoli decennali. Quindi, mercato a yield coperto in euro, duration molto corta, solitamente sotto i 2 anni, ma si sfrutta tutto quello che c'è di possibile di rendimento nel sottostante. Questo è, dal nostro punto di vista, una strategia molto idonea al contesto attuale, dove anche eventuali movimenti inaspettati del mercato con un prodotto a breve termine possono essere maggiormente assorbiti in termini di volatilità. Ma quale ruolo può giocare la componente obbligazionaria oggi nel portafoglio di un investitore? Beh, direi che oggi è estremamente interessante perché storicamente negli ultimi 15 anni abbiamo avuto tassi a zero, quindi non avevamo molte alternative. Oggi chiaramente siamo in presenza di un mercato obbligazionario estremamente interessante che si è riportato ai livelli consoni delle economie in cui gli emittenti operano. Pertanto abbiamo sia il debito governativo che il debito corporate e il debito high yield che sono sostanzialmente 3 asset class che oggi giocano un ruolo importante. In primis, per
quanto riguarda quello che è, diciamo, una sorta di cuscinetto in caso di volatilità dei mercati, e quindi è quella parte del portafoglio che può preservare il capitale, mantenere un po' più liquido il proprio investimento qualora ci fosse anche la necessità di dover smobilizzare. Chiaramente la parte corporate, la parte governativa, da un certo punto di vista, soprattutto se si rimane su breve duration, aiuta di più. Dall'altro lato, chiaramente, il portafoglio avrà una remunerazione dovuta principalmente poi al lato azionario, che, come sappiamo, nel corso degli anni sul portafoglio complessivo la parte azionaria gioca un ruolo fondamentale per poter raggiungere i propri obiettivi di rendimento. Quindi direi che siamo in un contesto in cui la parte obbligazionaria, ripeto, a discapito degli ultimi 15 anni, oggi gioca un ruolo fondamentale, e quindi è bene prendere delle opportune considerazioni e scelte di investimento oculate per raggiungere nel medio e lungo termine i propri obiettivi finanziari.